Salve, saluto gli ascoltatori del canale del dottor Cionci. Ringrazio Andrea Cionci per avermi invitato a tenere una conversazione sul suo canale. Mi chiamo Rodolfo Funari, già sono stato sul canale di Andrea Cionci lo scorso anno per un'intervista in cui io ho anche e soprattutto rievocato la mia esperienza a Monaco di Baviera, quindi in relazione ovviamente a Benedetto XVI, al ricordo, diciamo, eccellente che aveva lasciato in questa città, la considerazione altissima di cui godeva e di cui gode tuttora. E quindi questa intervista verteva proprio su questi temi, legati un po' alla mia esperienza personale. Ora, esaurito quell'argomento, perché poi più o meno quello che avevo così da un po' da raccontare, sono, ecco, stato invitato, ringrazio il dottor Cionci veramente di questa opportunità, mi fa piacere. Certamente io sono un insegnante di lettere classiche nelle scuole statali, nei licei, e quindi non ho una, diciamo, non, quindi non sono, non ho la pretesa né l'avrei di parlare di teologia, di chiesa. Mi limito e desidero così condividere con voi, con gli ascoltatori, qualche riflessione, diciamo riflessione a voce alta, su quello che è anche il sentimento del cristiano oggi, in questa ora, possiamo dire, di grande prova, di tempesta sotto certi aspetti. E vorrei proprio partire da questo aspetto: qual è la nostra, diciamo, anche percezione, ecco, del nostro essere cristiani, della Chiesa Cattolica. Direi, ecco, partirei proprio con questa riflessione, una riflessione, ripeto, nata soprattutto più che altro dall'esperienza, certamente anche dallo studio a cui tutti noi siamo cristiani, siamo tenuti anzitutto a conoscere Gesù Cristo, la sua parola, la sua figura. Quindi è in un certo senso un obbligo anche per nutrire la fede, per alimentare anche la nostra vita cristiana. Quindi da questo punto di vista mi sento, ecco, così a posto, anche se non sono un teologo, però ho sempre cercato quello che credo ogni buon cristiano dovrebbe fare, non solo la lettura, ma anche l'approfondimento, soprattutto alla ricerca di Gesù, oltre che con la fede, con lo strumento interiore della fede, della ricerca interiore, attraverso la fede, anche attraverso le letture. Quindi sono riflessioni che nascono anche da un, non solo da un vissuto, non solo da un fatto esperienziale, ma anche proprio da una serie di letture, di confronti, di opinioni, eccetera, alimentata sicuramente anche dalla pregevole serie di podcast che il dottor Cionci ci offre quasi quotidianamente. In particolar modo ho apprezzato moltissimo, e proprio a quello, in un certo senso, vorrei rifarmi il recentissimo podcast su quella lezione che Benedetto XVI ha offerto ai seminaristi romani, del seminario romano, il seminario del Papa, no? Normalmente si chiama, almeno credo che fossero loro, quei giovani seminaristi o giovani sacerdoti che erano nel suo pubblico. Questa bellissima lezione, immagino che tutti l'abbiate ascoltata, ne abbiate proprio goduto, tratto grande alimento spirituale, in cui lui appunto parla dell'ora presente. Lui è ancora papa, regnante, diciamo, in pieno, in toto, in tutte le sue prerogative, non aveva ancora dato le dimissioni, e come forse annualmente faceva, ecco, tiene questa lezione nella circostanza dell'incontro con questi ragazzi, con questi giovani seminaristi. In questa lezione
Lui parla appunto dell'ora presente della Chiesa. Partiamo proprio forse da questo punto, ecco, allacciamoci indegnamente, non è che ovviamente mi... però ecco, dal punto di vista di un fedele, di un laico, ma fedele cristiano, ecco, una considerazione che proprio scaturisce da quel suo discorso. Cosa vediamo oggi? E parlo sempre nei piedi del cristiano, della sua esperienza comune, è una estremizzazione nella Chiesa cattolica. Direi proprio, ecco, ho fissato alcuni punti del mio discorso. Il primo punto è questa estremizzazione, una estremizzazione o polarizzazione in due opposti campi. Da un lato assistiamo a che cosa? Quindi non entro nello specifico della Magna Questio, perché chiaramente il dottor Cionci è il suo campo, quindi sono delle riflessioni a margine, quindi non entrerò nella Magna Questio, ma appunto, da un lato in questa estremizzazione assistiamo a un progressismo, diciamo così, sempre più marcato. Progressismo che viene soprattutto dai vertici della Chiesa, un progressismo sempre più radicale, che in certe espressioni estreme, appunto, appare e forse è anche un'antitesi rispetto alla dottrina tradizionale. Dall'altro versante, dall'altro settore, assistiamo a un ripiegamento, un tradizionalismo, anche quello sempre più ostinato, e sono i cosiddetti tradizionalisti una cum, immagino, ecco, più o meno questo, un ripiegamento che ha come suo, diciamo, cavallo di battaglia la critica al magistero della Chiesa, soprattutto la critica dal Concilio in poi. Questo è un argomento che loro usano come un'arma molto forte contro Benedetto XVI, volendo appunto quasi impugnare il suo magistero, così come quello del suo grande predecessore Giovanni Paolo, altrettanto grande predecessore Giovanni Paolo II e Paolo VI, eccetera, soprattutto questi tre, queste figure, ma diciamo soprattutto i due che almeno a me sono più cari, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Con questo argomento, appunto, si vuole impugnare il loro magistero, il loro tentativo legittimo e dovuto di adeguare la vita, la dottrina della Chiesa alla storia. La Chiesa è incarnata, come diceva giustamente anche il dottor Prati nei bellissimi interventi che ha tenuto su questo stesso canale, alcune settimane fa, la Chiesa è incarnata nella storia. Gesù si è incarnato, non è rimasto nell'alto dei cieli a contemplare l'umanità, che lecca le sue piaghe. No, si è incarnato, lui stesso ha preso su di sé le piaghe della croce, delle sofferenze, delle umiliazioni, delle accuse, dei processi, eccetera. Quindi la Chiesa è incarnata, non è qualcosa di disincarnato, è incarnata nel tempo, nella storia, quindi è chiaro che la Chiesa deve cercare i grandi papi. Infatti, ripeto, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno proprio fatto questo sforzo mirabile che possiamo riassumere nella formula coniata proprio da Benedetto XVI della ermeneutica della continuità, una formula che viene dal magistero pontificio, quindi noi non siamo in alcun modo, come diceva giustamente anche il dottor Prati, autorizzati né come tantomeno come semplici fedeli, ma anche come vescovi, come sacerdoti, come cardinali a mettere in discussione. Viene dal Papa, da un legittimo pontefice. Quindi, specialmente se noi ci riteniamo uniti una cum al Papa, alla Chiesa Cattolica, noi non abbiamo alcun titolo di criticare. Quindi, chi dice che c'è stata una degenerazione dottrinale sta commettendo una grave devianza, che piaccia più o meno questo, ma non siamo, diciamo, interpellati sui nostri gusti
Ci piace questo, non siamo al supermercato o in un negozio d'abbigliamento per scegliere un capo. No, noi siamo tenuti a stare a quello che il magistero ci offre, ci dice. Certamente finché il magistero rimane nel solco e quindi anche accusare il magistero di essere uscito dal solco, dal seminato, è una grave, diciamo, è un atto in sé eretico, diciamolo pure, perché il Concilio Vaticano II è un concilio a cui hanno partecipato i vescovi e i cardinali di tutta la terra e, mi permetto di ricordare, erano ancora quelli della messa di San Pio V, della tradizione, quindi se loro hanno approvato questi documenti, eccetera, noi dobbiamo credere che poi ci siano stati delle deviazioni. Ecco, quindi dicevamo progressismo, tradizionalismo, il progressismo rispetto a questa ermeneutica della continuità sta, ecco, andando oltre. Ci sono degli atti, poniamo la mostra blasfema. Per di più, e non specifico per non creare problemi al dottor Cionci, diciamo, ma tutti voi capite a che mi riferisco. Fortunatamente c'è stata una processione di riparazione, cioè i fedeli hanno, diciamo, non solo risposto, ma anche reagito in un modo sano, in un modo. La mostra blasfema, addirittura ospitata in una chiesa e voluta o comunque permessa dal vescovo locale, cose inaudite. Quello che celebra sul materassino, per non parlare poi delle altre deviazioni che non menziono, diciamo, per non creare, diciamo, problemi, tanto voi capite benissimo a che mi riferisco. Dall'altro il tradizionalismo, ripiegamento fino a rinnegare il magistero. Ecco, cosa porta questa, qual è la conseguenza di questi due estremi, questa estremizzazione da cui sono partito? La conseguenza è una divisione della Chiesa. Noi assistiamo fattualmente, di fatto, de facto, a una specie di scisma. Noi abbiamo una Chiesa, una doppia Chiesa, già l'abbiamo adesso. La Chiesa cattolica è divisa nelle punte di questo tradizionalismo che ammette nella Pontificia Accademia per la Vita dei così fautori dell'omicidio nella pancia della mamma, delle sperimentazioni genetiche, cose inaudite e sono divenuti accademici, e dall'altro il tradizionalismo esasperato che porta alla fine a una chiesa e quindi a una cristianità disincarnata perché avulsa dalla storia, chiamata fuori dal corso anche in contraddizione con i documenti approvati dalla Chiesa fino a Benedetto XVI, ai grandi documenti che per noi sono normanti, non sono opzionali, non sono accessori, sono normativi per il cattolico. Mi permetto di ricordarlo, non dimentichiamo queste cose. Quindi questa contraddizione, questa divisione porta a una contraddizione e a che cosa porta? Come dice anche nostro Signore, quando un regno è diviso in se stesso, crolla, no? La discordia, la divisione portano a un indebolimento fino alla rovina. E qual è chi è che va in rovina? È la Chiesa, nel senso della Chiesa della cristianità dei fedeli cattolici. C'è una dissoluzione del magistero, il magistero ha perso ogni sua capacità di guidare, istruire il popolo, un vuoto di autorità morale, dottrinale. La Chiesa, cioè quello che Diego Fusaro chiama l'evaporazione del cristianesimo. Ecco, per dare un contenuto più specifico, storicamente, diciamo così, configurato, questa evaporazione del cristianesimo è esattamente la divisione della Chiesa a cui noi stiamo assistendo, uno scisma di fatto che sta riducendo la Chiesa a pezzi. In questa divisione chiaramente subentra poi lo spirito del soggettivismo, che è un altro spirito contrario alla Costituzione della Chiesa nella volontà di nostro Signore. La Chiesa è un'unità
l'unità della Chiesa e la concordia interna, il consenso sia dei semplici fedeli, sia delle gerarchie all'autorità magisteriale. Ecco, tutto questo sta dissolvendosi. L'evaporazione del cristianesimo, diciamo così, specificata in senso cattolico, si traduce in questo, in una dissoluzione, che in alcuni casi purtroppo sciaguratamente appare nelle vesti di un autoaffondamento, cioè spesso appare proprio che, come quel vescovo che ha autorizzato o altri casi analoghi, un autoaffondamento, cioè quali sono le altre conseguenze di questo stato di cose? Il totale disorientamento dei cristiani. Qui veniamo a noi. Noi che stiamo parlando, e la maggior parte di coloro che seguono questo canale, che sono, ecco, dei fedeli, anche se non sono magari strettamente praticanti, però comunque fedeli, persone che hanno a cuore le sorti della Chiesa. Il disorientamento, quando non lo scandalo delle anime, specialmente delle anime più semplici, dei bambini, delle persone più anziane, che non concepiscono di vedere certe cose sotto i loro occhi. Quindi, da un lato, noi abbiamo questo, ecco, disorientamento, dall'altro un gruppo crescente, io credo, che si colloca nei ranghi di questo tradizionalismo, che si autoproclama vera chiesa, vero seguace, senza considerare che una restaurazione della Chiesa senza il Papa, fuori dell'autorità pontificia, è illusoria. Si crea una specie di recinto avulso dalla storia, e quindi disincarnato, fuori del tempo, fuori dello spazio, e quindi qualcosa che si riferisce a se stesso, senza più avere una presa sulla società, una specie di circuito chiuso che celebra i suoi riti, con questo ovviamente. Non è una critica, sono pure persone di animo che hanno a cuore la Chiesa, però purtroppo il risultato, ecco, io mi permetto di farlo presente, questa scissione, questa lacerazione della Chiesa. Ricordiamo che è la tunica di Cristo, viene detta inconsutile, cioè non tessuta, è formata da un unico pezzo, proprio per simboleggiare, ut unum sint, Gesù ha a cuore molto l'unità della Chiesa. Non è concepibile nella Chiesa cattolica una disunione, cadiamo altrimenti in una forma non dichiarata di scisma. D'altra parte, un'altra delle conseguenze, forse la più importante, oltre, dicevamo, il disorientamento e lo scandalo, è l'indebolimento della fede, la crisi della fede. Non dimentichiamo che la fede, specialmente cattolica, è intimamente legata, intimamente connessa all'unità della Chiesa. Non sono separabili queste cose. La Chiesa, come un corpo unico, d'altra parte si parla di corpo mistico di Cristo, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, ma un corpo non è diviso, non è fatto a pezzi. Un corpo, un organismo è unitario, è organico, coerente, coeso. Quindi, di che cosa parliamo? Noi dovremmo essere allarmati da questi fenomeni, non compiacercene, dire ecco, noi siamo la vera Chiesa, creiamo un recinto separato, ma questo è qualcosa che alla fine confligge poi con le sorti stesse della Chiesa. D'altra parte, dal fronte dell'autorità ecclesiastica, noi assistiamo quindi a una totale assenza di diagnosi di questi mali, di richiami, di ammonimenti. Il risultato qual è? Che i cristiani fedeli sono lasciati soli, abbandonati, non trovano più, e così credo anche molti sacerdoti che vivono personalmente nell'intimo della loro coscienza, una profonda crisi. Vedono le chiese svuotarsi, la loro autorità, il loro carisma sacerdotale
quasi deriso dal mondo laicizzato, anticlericale, ma anche in fondo svuotato agli occhi di coloro stessi che vanno in chiesa. Quindi consideriamo anche la crisi di molti sacerdoti, lasciati anche loro soli, che non sanno a volte che decisioni prendere di fronte anche a problematiche gravi. Ecco, una domanda sorge: sono questi processi reversibili da un punto di vista naturalmente del laicismo militante? Viene sì, sono processi irreversibili, non ci si può fare niente, e bisogna accettare, quindi bisogna adattarsi. Purtroppo l'impressione è che anche nella gerarchia ecclesiastica sia un'opinione che va diffondendosi: eh sì, purtroppo non ci può fare niente. Ma ecco, questa conclusione, questa logica è una logica, a mio modesto parere, una logica aberrante. Da un punto di vista cristiano è inaccettabile considerare un processo storico come irreversibile. Se così fosse, la Chiesa neanche sarebbe mai nata, perché non dimentichiamo che la Chiesa è nata contro e che poteri erano poteri fuori, era l'impero. Quindi la Chiesa è nata non contro, diciamo, il potere costituito, ma ecco, come una realtà sicuramente estranea, esterna, una realtà che si è affermata proprio grazie a una fede incoercibile, incrollabile, che ha portato poi al martirio. Quindi, qual è la nostra situazione di cristiani, di fedeli, eccetera, oltre all'abbandono, allo scandalo, al disorientamento? È uno stato di totale passività in cui veniamo indotti. Ecco, a questo possiamo reagire interiormente, certo, poco possiamo fare. Siamo in un certo senso chiamati a un martirio, e forse questo è il martirio, mi pare che anche è stato detto in qualcuna anche delle conversazioni del canale del dottor Cioce, è la forma del martirio, a parte che in alcune aree del mondo si tratta ancora di un martirio cruento, di un martirio se non cruento, ma comunque di persecuzioni. Pensiamo solo, ecco, a paesi con cui purtroppo sono stati fatti anche dei trattati, dove i cristiani, anche qui evito, diciamo, di fare il nome per non creare problemi, ma insomma avrete capito, nell'estremo oriente, in quale paese i cristiani devono ancora nascondersi nelle catacombe. Ma anche la nostra condizione, il quadro che così mi sono permesso di tracciare sulla base della mia esperienza, di quello che è la mia riflessione, è un quadro anche questo che alla fine ci porta e torniamo, ci porta all'isolamento, e torniamo anche qui a una delle grandi intuizioni che è stato ricordato anche recentemente nel canale del dottor Cionci, cioè il fatto che la Chiesa si ridurrà a gruppuscoli, a piccoli gruppi, ritornerà alla Chiesa nascosta, se non proprio catacombale, ma la chiesa domestica, alla chiesa, ma anche questa invisibilità della chiesa, questa riduzione al nascondimento, confligge con la volontà di nostro Signore. Non dimentichiamo che la chiesa, nella sua espressione, costituisce un regno sociale, cioè c'è una socialità della chiesa, la chiesa, una visibilità che senza la quale, come si possono anche persuadere le anime, come si possono portare le anime a Cristo, se la Chiesa è invisibile, nascosta, occultata dalla paura anche delle persecuzioni o comunque dal muro dell'incomprensione, dell'ostilità esterna? La Chiesa deve essere visibile, quindi, ma quello che è il nostro stato, la nostra situazione attuale è quello dell'invisibilità. Piano piano ci riduciamo, anche non volendo, ma ci riduciamo a una espressione privata della fede, un'espressione catacombale, appunto, non più manifesta. Si realizza, insomma, ecco, veniamo a un altro punto della nostra conversazione, un'altra riflessione che offro, sottopongo alla vostra attenzione:
Si realizza, direi, perfettamente in questo modo, di questo passo, se rimane questo andazzo delle cose, si realizza perfettamente l'attuazione del piano anticristico dei poteri che sono storicamente, e anche questo è uno dei temi costanti della riflessione del dottor Cionci, dei poteri e delle filosofie anticristiane, l'agnosi prima di tutto, che è la matrice forse di tante espressioni, sia in ambito politico sia nelle società segrete. L'agnosi è in un certo senso la matrice, la base, la scaturigine di tutto quello che fin dalle origini ha contrastato il cammino della cristianità, il cammino del gregge di nostro Signore Gesù Cristo. La formula latina è molto chiara, no? Divide et impera, in italiano dividi, è diversa la pronuncia della parola, e comanda, regna. Su questa macerie della cristianità, evaporazione, per dirla con Fusaro, o comunque su questa, ecco, lacerazione, quindi divisione intima della Chiesa, regnano i poteri, ecco, cantano vittoria o comunque credono di, almeno adesso purtroppo stanno cantando vittoria i poteri che fin dalle origini, che prima di tutto stanno all'origine della crocifissione di nostro Signore, e poi fin dalle origini hanno combattuto in tutti i modi, questo è il cammino dell'agnosi, anche, basta vedere anche non solo la storia della Chiesa, ma anche la storia della letteratura ecclesiastica, della patrologia, si vede che fin dalle origini i grandi padri della Chiesa, anche tutte quelle eresie fiorite nei primi secoli del cristianesimo, avevano tutte, normalmente quasi tutte, una radice gnostica. L'agnosi è proprio la radice dell'arbitrio, del capriccio, potremmo dire, del opporsi al magistero tanto faticosamente costruito dal nostro Signore, assegnando a Pietro, al collegio apostolico, i compiti di guidare il gregge. Ecco, questo il tentativo di sconfiggere il piano cristico voluto dal nostro Signore è proprio il piano anticristico, che ora sembra abbia la strada spianata. Questo divide et impera, questa situazione in cui la Chiesa divisa per cause anche interne, purtroppo soprattutto, consegna alla Chiesa ostaggio dei poteri antitetici, dei poteri anticristici. La Chiesa ostaggio si collega con un altro tema fondamentale, a mio parere, più volte anch'esso evocato in questo canale, il tema della libertà della Chiesa, la libertas. La libertà della Chiesa è una delle condizioni costitutive della Chiesa. Senza la libertà, la Chiesa non solo non può, diciamo così, espandersi, diffondersi a livello sociale, ma non può neppure sopravvivere. È una delle cause mortis della Chiesa. È una delle cause che portano, e questo è ben studiato nel piano dei poteri antitetici, la limitazione e la restrizione della libertà. E questo mi sembra pure, in un certo senso, direi, senza pure voler entrare nel problema della magna questio, ma il problema delle dimissioni, intese come le intendiamo noi, o comunque le si vogliano intendere, di Benedetto XVI, rientra, come lui stesso ha detto, disse prima di essere eletto Papa, mi sembra, Via Crucis, o era in Quaresima, prima della sua elezione, dice: pregate per me perché io non fuga davanti ai lupi. Lui era ben con questi lupi che sono i poteri antitetici, ma non è solo la mafia di San Gallo, è il fatto che una parte della Chiesa, che è quello che stiamo vedendo oggi, degli uomini di Chiesa, per meglio dire, perché la Chiesa è solo vittima di questo, la Chiesa in fondo sono tutte le anime unite a Cristo, il regno di Dio sono le anime unite a Cristo, ma la Chiesa come, diciamo, ecco, struttura, istituzione terrena, e anche come uomini di Chiesa, soprattutto come uomini di Chiesa, molti sembrano in un certo senso accondiscendere a questa condizione. Ma sì, in fondo, tutto sommato, chi ce lo fa fare di metterci contro? Assecondiamo, perché in fondo poi facendo, come dire, il pesce in barile, poi, ma questo è chiaro
chi ha l'esperienza del bullismo, dello stalking, come si dice anche in Toscana, no? Chi pecora si fa, lupo la mangia, no? E questo è chiaro. Più la Chiesa si, diciamo così, si fa piccola, si fa debole per, nella speranza, come dire, di coprirsi la schiena, ecco, diciamo così, un po' più in modo più pulito, ecco, e più questi poteri la aggrediscono, per divorarla, per lacerarla sempre, farla a pezzi sempre di più. Quindi è chiaro che anche questa, diciamo, strategia, pseudo-strategia di contenimento dell'aggressione dei poteri, diciamo, del laicismo militante, è una strategia perdente, perdente anche proprio concettualmente. Come dice, certamente uno non può, come dire, cimentarsi con forze anche finanziarie molto più potenti, però neanche ridursi a un, come dire, a un agnellino che si offre così o a un coniglio, meglio ancora. E questo porta, anche perché porta poi alla fine all'obnubilamento, all'oscuramento dell'intelligenza. Non dimentichiamo che l'intelligenza dei processi storici è il principio della vittoria. La vittoria intesa in senso anche morale, intellettuale. Com'è che la Chiesa disarmata, non ha mai avuto eserciti, non ha mai avuto potentati al suo fianco, ma com'è che la Chiesa ha sempre prevalso nella storia? Nel corso della storia, la Chiesa, perché ha avuto un'intelligenza superiore agli altri, ha avuto una capacità di analisi, di diagnosi più profonda, più acuta delle altre forze. La colomba, ma il serpente nel senso cristico evangelico della capacità di intelligenza dei processi storici. Ma questo farsi, diciamo, più che agnello coniglio, non solo ci consegna in pasto a chi vuole solo, non aspetta altro che fare un sol boccone della cristianità, ma anche riduce la capacità di analisi, l'intelligenza dei processi storici. Solo dicendole le cose si svelano, si smascherano. Questo anche nell'esperienza comune. Anche il caso, no, dello stalking, no, quando uno cede di fronte al suo persecutore, si fa coniglietto, si cerca di. Non è che riduce l'aggressività, anzi la alimenta, la eccita sempre di più l'aggressività del persecutore. Quindi con questa tecnica, strategia, noi non facciamo altro che accelerare il processo di aggressione, e questa libertà della Chiesa è il vero, una delle poste in gioco. Una è l'unità, se ne è già parlato, e sull'unità già ce la stiamo perdendo proprio per cause interne, per una dissennata, direi proprio, ecco, sfrangiamento delle volontà, tot capita, tot sentenzie, no? Tante teste, tante opinioni. Alla fine stiamo arrivando al soggettivismo anche nella Chiesa. Ognuno parte con la sua idea, con la sua. È chiaro. È vero che c'è un'assenza, un vuoto di magistero, ma non si colma questo vuoto con l'arbitrio, con la capricciosa invadenza della soggettività. Noi a cosa siamo chiamati? Mi permetto di dire, io chiaramente non sono né un sacerdote né un pastore, niente di tutto questo, sono una semplice persona che però cerca di riflettere, cerca di usare un po' la testa. Se è possibile di questi tempi. In questo modo noi consegniamo al soggettivismo, all'impero del soggettivismo, tra i tanti mali che affligge, tra le tante piaghe che affliggono la Chiesa. Quindi la libertà della Chiesa, però, è uno, ecco, le dimissioni di Benedetto XVI rientrano esattamente in questo contesto. La Chiesa, ostaggio di poteri più forti, lui certamente non ha più accettato, ha ritenuto che
accettare questa situazione fosse esiziale, fosse mortale per la Chiesa, e il suo segnale d'allarme lo ha lanciato. E qui mi taccio perché qui si entra nell'ambito della Magna Questio. Quindi il piano anticristico di demolizione della Chiesa passa proprio dalla distruzione dell'unità, la riduzione fino alla soppressione della libertà della Chiesa. In tutto questo il cristiano, il fedele, l'anima, ecco, che cercherebbe in Gesù, perché molti lo cercano ancora oggi, non è mica vero che c'è questi sono discorsi che fanno spesso per giustificare la latitanza del magistero, della pastorale. Si parla tanto di pastorale, ma dov'è poi la pastorale effettivamente esercitata per assistere le anime disorientate? E tutto questo porta alla limitazione fino all'esaurimento della fede. Si arriva, appunto, ripeto, all'evaporazione del cristianesimo. La fede non sorretta dal magistero, dalla pastorale, dall'esemplarità degli uomini di chiesa si affievolisce. Quindi, ecco, mi rivolgo agli amici che ascoltano questo canale, che hanno avuto, diciamo, anche la bontà, la compiacenza di ascoltare queste mie povere riflessioni. Ecco, e mi permetto di dire quello: siamo in una barca che davvero è in mezzo a una tempesta. Molto in questo martirio bianco, poi neanche tanto bianco, perché già si manifestano fatti di persecuzione anche forse nel nostro emisfero, nel nostro mondo. Quindi attenzione, si fa presto a tornare al martirio cruento, ma questo martirio bianco molto conta l'interiorità, dissociarsi interiormente da tutto ciò che lede l'unità della Chiesa, quindi lede la volontà di Cristo, perché la volontà di Cristo è l'unità della Chiesa. Dissociarsi, tenere, ecco, una vita interiore cristiana, confortarci nei valori, nei significati, nei principi cristiani, anche nell'ambito della famiglia, della socialità di cui noi godiamo nel nostro ambito di amicizie, di parentela, eccetera. E questo è già un primo atto. E cercare di salvare la fede, perché si arriva affievolimento e fine all'esaurimento della fede di questo passo. Cioè, alla fine l'anima disorientata, fino anche perseguitata, che dice: ma io alla fine perdo la fede, non trovo più un alimento di questa fiamma interiore, si esaurisce, si estingue alla fine. Ecco, questo è una delle cose assolutamente da evitare, che è il nostro potere evitare. Quindi, ecco, mi permetto di esortare gli amici, gli ascoltatori, a tenere viva la fiamma della fede in tutti i modi di cui possiamo disporre: la lettura delle scritture, ecco, unirci ai sacramenti, la confessione, una vita veramente di fede seria, familiare, senza cedimenti, ecco, essere forti noi, come erano forti i martiri che nell'arena subivano il martirio cruento, così dobbiamo cercare di essere forti noi in quest'ora di grande prova, un'ora in cui siamo chiamati a una prova eroica, direi, perché qui i poteri dell'antichiesa, dell'anticristo, quindi i poteri anticristici, vogliono estirpare l'idea di Dio attraverso la distruzione della morale. Attenzione, estirpare l'idea di Dio dalle anime dei singoli fedeli, significa tra poco estirparla completamente dalla società, quindi consegnare la società al potere delle tenebre, perché la fine del cristianesimo, cari amici ascoltatori, non è solo la morte della fede individuale, ma anche la società, e questo è anche uno dei temi cari al dottor Cionci, cioè ci sono dei riflessi, delle conseguenze purtroppo anche sulla società di questa perdita della fede. La società senza Dio, senza questi principi
diciamo così, che trascendono l'individuo, la sfera anche delle nostre miserie, una società senza, deprivata di questi principi, si bestializza, diventa una società fra poco senza diritto, senza libertà individuale, in cui l'uomo diventerà una massa amorfa, verremo calpestati e già, e anche qui non specifico per non creare problemi a questo canale, e già abbiamo assistito in tempi molto recenti al dispregio dei diritti fondamentali della persona, alla riduzione della libertà personale, una società, cioè priva di Dio, priva di questi principi trascendenti, diventa presto preda di un'elite dispotica e questo lo sappiamo che c'è questa elite. Non è una fantasia dei complottisti. Sappiamo che ci sono delle famiglie che si organizzano poi in società segrete a livello sia locale sia transnazionale per dominare i governi. Quindi per chiudere questo discorso. E insomma, chiedo scusa se mi sono dilungato, ho cercato di, ecco, dare un quadro organico e se poi c'è un, volete, si può proseguire con altre riflessioni collegate con queste. Ecco, c'è un piano purtroppo per creare un'umanità senza Dio, ma un'umanità senza Dio è un'umanità destinata al fallimento dal punto di vista umano, un'umanità destinata anche all'estinzione, all'autoestinzione. Vedete, sono forze distruttive, quella che si può definire una ideologia della morte che ci viene inculcata quotidianamente con le follie che ci vengono dalla propaganda forsennata di queste, di chi si fa servo di queste elite, una propaganda forsennata, martellante. Per questo anche molto importante il discernimento nell'uso dei media, altro tema evocato da Benedetto XVI in quella famosa conversazione con i seminaristi. Quindi avremo una fine non solo della libertà, ma anche della legge, del diritto, della dignità umana. Avremo una società decristificata, significa una società che è schiavizzata e rischia di divenire una massa amorfa di manovra di schiavi. E quindi la grande antitesi, una umanità cristificata, quella che ha portato lo straordinario progresso dell'umanità nel corso dei secoli. Anche il Medioevo è stata un'età di luce. Luce del Medioevo si intitola un famoso libro, Medioevo, sono nate le scienze, non è vero che era un'età di teme, sono nate le scienze naturali, c'è stata una prosecuzione importante delle maggiori acquisizioni del mondo antico, il Rinascimento, età in cui l'uomo ha sviluppato la sua, ma questo, il cristianesimo ha non solo permesso, ma favorito, alimentato questo processo grazie al senso della libertà umana. La Magna Carta Libertatum, famoso nel 1215, no? Quando c'è una rivendicazione delle libertà che poi si traduce, nasce da una controversia in cui il re inglese Giovanni Senzaterra, successore di Riccardo Corleone, a un certo punto si era contrapposto al Papa, al grande pontefice medievale Innocenzo III. Quando poi Innocenzo III mostra la forza della Chiesa, forza morale, intellettuale, giuridica della Chiesa contro l'arbitrio di questo regolo, di questo re inglese, ecco che questo processo in cui il re riconosce, diciamo, la sua sottomissione alla superiore autorità morale del Papa, questo processo porta successivamente alla rivendicazione dei diritti anche ai laici. Quindi c'è la libertà della Chiesa, volevo dire, ridonda a beneficio di tutta la società. L'interiorità che la Chiesa alimenta ridonda a beneficio delle scienze, delle arti, del pensiero, della creatività umana.
la perdita di questa libertà, la perdita quindi, la soppressione della Chiesa, ciò a cui stiamo assistendo, porta alla barbarie, ancora peggio, alla bestializzazione dell'umanità. Quindi una società con Cristo, una società cristificata, è una società che naturalmente esalta le potenzialità umane. E qui veniamo al tema dell'umanesimo, che sarebbe bello, io se desiderate possiamo trattarlo in una successiva conversazione. Una società senza Cristo porta all'abolizione totale del valore dell'uomo, perché consegna l'uomo all'arbitrio di cricche, di potentati, di despotismi che umiliano e nullificano alla fine l'uomo. Ecco, forse possiamo, per non abusare della vostra pazienza, della vostra, ecco, attenzione, interrompere qui una prima conversazione, augurandomi di aver in un certo senso corrisposto anche alle vostre attese e quindi saluto, ringraziando di nuovo il dottor Cionci per avermi invitato, voi della cortese ascolto, attenzione e qui, ecco, saluto augurandovi, ecco, ogni bene e soprattutto essere forti nella fede, forti nella testimonianza buona e seria, onesta del nostro essere cristiani, del nostro essere uomini, del nostro essere uomini in senso generico, uomini e donne, e anche per i nostri figli. Mi raccomando, pensiamo ai nostri giovani, diamo un esempio serio. Questi poveri ragazzi che cosa vedono intorno a sé? Poniamoci questi interrogativi. Grazie e arrivederci.